Buongiorno! E questa mattina, ragazzi, si parte per Milano. Io adesso sto parcheggiando la macchina in un punto favorevole per il ritorno, in modo tale che quando arriverò sarò cotto come un cecio e la metà basterà, quindi diciamo che metto la macchina in un punto favorevole, così carico la roba, tac, me ne vengo a casa. Niente, detto ciò, sono 320 km, ragazzi, tutti in monowheel. Farò delle tappe, è chiaro, dove potrò ricaricare per qualche ora e poi subito di nuovo in ripartenza. Detto questo, ragazzi, il mio canale è DM Wheeler e se vi è piaciuto mettete un like. Ciao belli, ciao carichi! Ragazzi, ci si prepara, ci si cambia e si parte, vedi, tutto il necessario è in macchina con l'S18 che ora tiro fuori. Un attimo di calma. S18. E voilà. E così siamo partiti, ragazzi. Siamo partiti direzione Bologna. Devo cercare anche di stare attento alla velocità che faccio, perché sennò non arrivo da nessuna parte. La batteria è adesso al 100%, quindi in teoria dovrei riuscire ad arrivare abbastanza tranquillo a Bologna, però chiaramente devo fare una velocità non superiore ai 25 orari. Quindi DM Wheeler, ragazzi, DM Wheeler. Vai, ragazzi, è il viaggio verso Milano. Ora siamo sulla via Emilia. Più o meno saremo all'altezza di Solarolo, sempre verso il Faentino. 190 metri, vai dritto su via Emilia. Andiamo verso Imola. Ragazzi, sono arrivato a Imola. Imola. Benvenuti a Imola. Adesso vi faccio vedere anche il cartello. No, cazzo, sto andando troppo veloce. mi sono fatto prendere, ragazzi. Benvenuti a Imola. Welcome to Imola. Wow, wow, wow. Welcome to Imola. Niente, bisogna proseguire. Bisogna che io stacchi perché devo vedere il navigatore. Ciao, ragazzi, poi mi aggiorno, perché comunque mi fermerò da qualche parte, perché sono essere umano anch'io e ho bisogno di mangiare. A presto. Correndo un po' seduti come se fossimo successo, però intanto si riposa un po' le gambette. E niente, fiancheggiamo comunque la via Emilia e io sono su una nostra bella pista ciclabile, bella larga. Ehi, ehi, attento ad uscire di lì. E poi niente di niente. Ciao belli. Ciao ragazzi. Ciao. Venite a Milano con me. Con quello, però. Giuro che sto andando a Milano, Grande. Come cazzo lo ricarichi? In giro nei bar. Ah, la grande, dai. Si fa, no? Beh. Se lo fate voi. Cosa ci vuole? Domani mattina, più o meno. Sono là. Sì. No, giro anche la notte, giù. Ma che cazzo fai? Ma dove lo ricarichi? Cioè, fa 100 km, secondo me. Vai in colonnina. No, nei bar, mi fermo nei bar, li pago. Spero che mi facciano caricare, sennò mi torno sì, a casa. Dai, prendi due caffè, massimo tre. Vero, Ciao, buon ragazzi, viaggio. Mi piace anche a voi. Buon caffè. Fermi qui. Dove siamo qua? Dov'è che siamo qui come località? Toscanella. Toscanella di Dorsa. Ok? Un poco di zucchero e la pillola va giù, la pillola, ma ho guardato male. Attenzione, salto mitico, boom! Ragazzi, siamo a Bologna e si vede.
Purtroppo ho avuto un piccolino problema ed era da considerare che il navigatore che mi faceva fare prevalentemente percorsi insomma ciclabili mi ha mollato, perché evidentemente, cioè sicuramente mi vogliono far pagare, ma purtroppo io non posso pagare. Niente, adesso stiamo andando verso Anzola, che è passato Bologna, quindi a circa 20-25 km da Bologna. Ragazzi, mi fermo a prendere una bella fruttina, che così mi ricarico un pelino, perché devo fare la tirata fino ad Anzola e poi probabilmente arrivo a Modena, adesso vediamo. Mi acchiappo una bella frutta e me la mangio tutta. Cari ragazzi, alla rotonda prendi la seconda uscita in via Marco Emilio Lepi. Bella! Ciao belli! Adesso stiamo andando verso Anzola e ci siamo quasi, perché mancano un paio di chilometri e dopo devo valutare se fermarmi e ricaricare e... non lo so, vedremo. Se non carico proseguo verso Modena, così mi faccio tipo 6 ore in monoruota senza neanche essermi fermato una mezza volta. Sì, ho preso una banana e un caffè, quindi diciamo che mi sono fermato due volte. Dai, coraggio! Ragazzi, la strada è lunga, ho voluto allungare su Modena, voglio fare la pastia. Mi dovevo fermare a caricare a Bologna, ma voglio provare a proseguire per Modena. Ho già proseguito a vari step per Anzola e quindi l'ho già passata, ed erano all'incirca 25 km e diciamo che ho voluto provare a farne altri 25. E ora si sta viaggiando. Lo cambiamo? Cambiamo il monoruota per qualcosa lì dentro? Il mondo Ferrari, ragazzi. Guardate che sborata, ragazzi. Passo sull'autostrada. Bella, beccatevi sta pista ciclabile, che figata. Veramente bello. Passata dall'altra parte, invenzione pazzesca, proprio sopra l'autostrada, top. Uè regà, si parte da Modena e si va verso Reggio Emilia. Poi se riesco faccio Fidenza. Se riesco a fare Fidenza, dopo ricarico un'ultima volta e arrivo direttamente a Milano. Dai! Dai, guys, che si va come un matto! Siamo quasi arrivati a Reggio Emilia, ragazzi. Siamo sempre sulla Emilia. Capelli dritti! Troppo veloce! Troppo! E vai, ragazzi! Abbiamo incontrato anche Romana a Piacenza. Dopo un lungo viaggio da solo, e veramente sono contentissimo, perché dopo Roman non potevo incontrare nessuno meglio. E quindi Roman è il top, e ci divertiamo fino a Milano insieme e poi dopo forza andiamo a trovare gli altri. Forza la Z! Grande! E ragazzi, se non era per Roman ci lasciavo il casco, ma non è solo il casco, anche perché prima non ho fatto il video, ma stavolta l'ho voluto fare per la via della mia testa, che... prima avevo lasciato già, ci eravamo fermati un momento e avevo lasciato lo zaino, e fortuna che me l'ha detto lui, e anche stavolta il casco, e ne buttiamo via i soldi. Milano. Questi sono i miei, perciò non lo metto. Parla Roman oggi, parla Roman, perché sono stanco dopo un lungo viaggio, io sono cotto. Mettiamo qui un attimo. A salute. Facciamoci il nostro brindisi. Ragazzi, un po' la grinta sta svanendo. Non ho più quella grinta di prima, perché dopo tantissimi chilometri
siamo verso Lodi, in direzione Lodi, e c'è giunto il mio amico Roman, come avete visto anche nei video precedenti, da Genova, e lui ha preso il treno e mi ha raggiunto. Quindi dai, mi ha fatto un grosso piacere. Top, almeno mi faccio due chiacchiere, poi una gran persona, ci ride, ci scherza. Ciao ragazzi, bisogna che trovi assolutamente un ostello da dormire, perché un paio di ore bisogna che ricarichiamo e ci ricarichiamo anche un po' di forze, così Milano ce la giriamo un pochettino, dai. Ciao bestie. Guarda quando sono. Ragazzi, siamo delle mucche. Ragazzi, si cerca un ostello perché si è cotti. Proprio qua, guarda. Appena abbiamo parlato. Roman è qui. Seduti. Quasi. Cos'è? Dov'è l'ostello? Beta. Eh? Qualche beta. Beta no, qui fai i cancelli. Con testa di. Qui fanno i cancelli e non ce ne frega niente noi. Anzi, sì, penso di sì. Vabbè. Qui si riparte. Siamo alla ricerca di un ostello, ma io ragazzi non ho mai visto così tanta campagna in tutta la mia vita, no, nonostante io abiti proprio in campagna. Quindi c'è sempre solo campagna. È stato difficoltoso anche mangiare, quindi il tratto Piacenza-Milano è veramente tosto, perché un semagna, un se beve, un se fa un cazzo, capito? Dai, vabbè. Il tuo corpo si muove col mio. E ragazzi, si va ancora, sempre. Siamo sempre sul monoruolo. Sono le luna di notte, secondo me. Luna. Dopo aver investito tope, dopo aver investito quasi tutti i rospetti di questo mondo, facciamo lo stradone per arrivare sempre a Milano. Porca vacca, è lunga ragazzi, è lunga. Allora ragazzi, i paesi si chiamano Melegnanello e Secugnano e abbiamo deciso di andare a Melegnano. Ragazzi, vedo la luce in fondo al tunnel. Guarda che roba ragazzi, si vede la luce. Ragazzi, ci fermiamo a prendere uno snack alle 2:30 di notte. Qui c'è l'S. Arrivati a Lodi. Qui c'è la banca popolare di Lodi e quindi ci siamo. Porca. Io di hashtaggare non so fare, però il video lo metto. Oh, ragazzi splendidi, incontrate le 2:15 del mattino e quindi top, siamo qua. Tanto poi fa solo screenshot, quindi non so fare. Ragazzi, carichi ma scarichi. Andiamo a finire nel lettone in un cacchio di motel alle 3 di notte a Lodi, quindi domattina ultimi 30 km per arrivare a Milano e poi ci divertiamo. Sospiro di sollievo per Roman e per il grande Michael, che se lo dice da solo, perché abbiamo trovato fortunatamente una buona anima che ci ha ospitato nel suo meraviglioso hotel. E quindi good night ragazzi, si va a riposare con le ruote. Ragazzi, alle 3:15 vi voglio fare un mega bagnone in questo splendida vasca da bagno, ragazzi. Specchi dappertutto ragazzi. Aspetta che questo quadro è un po' storto, lo mettiamo dritto. Ecco.
e si caricano i monoruota adesso. Si parte, buongiorno ragazzi. Si parte per fare colazione. Va. Ragazzi, siamo in metro. Andiamo a Milano Centrale circa. Hey guys, Milano arrivati. Siamo arrivati ora, now proprio, in questo istante. Bella. Dai ragazzi.
vado in stazione per prendere il treno del ritorno dopo 317 km effettuati da Faenza a Milano. Ciao ragazzi, sono arrivato finalmente a casa dopo un lungo tragitto, poi sono stanco perché comunque è stata davvero dura. Adesso mi vado a letto, vi saluto a tutti e se vi è piaciuto ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale e un bel like. Ciao ragazzi, a presto, al prossimo giro. Mirko Sherman, che vi apre il gruppo. Happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. Wanna lock you down, I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.